Buongiorno, buona Pasqua, benvenuti amici di Cicli Video Notizie, finalmente siamo in diretta. Buongiorno da Bartolo Refice e da Stefania Fiorilla. Buongiorno a tutti e buona Pasqua. Auguri a tutti, siamo qua per questa lunga diretta con la quale vi racconteremo la festa dell'uomo vivo di Scicli, una festa che insomma per chi non la conosce è arrivato il momento di conoscerla e cercheremo insomma di darvi qualche curiosità sulla festa e di farvela vivere in diretta. Stefania, tu mi aiuterai con le interviste? Certamente, certamente. Io sarò un po' in giro tra qua e la zona all'inizio della Piazza del Carmine, così potrò andare a chiedere un po' in giro alle persone che cosa, come stanno, com'è questa giornata di festa e di gioia, perché è una delle feste, diciamo, principali per quanto riguarda Scicli, no? È vero? Sì, è una festa che ovviamente è la celebrazione della Pasqua, ma per Scicli, per gli sciclitani è molto di più. Sappiamo bene che l'uomo vivo, il Gioia, rigorosamente il Gioia, rappresenta un'icona della sciclitanità, della libertà, della speranza, della rinascita. Ora via via lungo questa nostra lunga diretta andremo così a raccontare qualche curiosità storica su questa festa. Quindi a questo punto Stefania, se tu ti vuoi... Io sì, vado okay. Sotto tra la gente e ci vediamo più tardi. Okay. E buona festa del Gioia a tutti. Benissimo, quindi sono le 12.30, il venerabile è regolarmente partito alle 11.45, il venerabile non è altro che il Santissimo Sacramento che esce sotto un baldacchino con tutte le autorità religiose, civili e militari. Ma una curiosità che merita di essere narrata è la presenza di un grandissimo stendardo davanti al venerabile che in questo momento è in processione per la città e intorno all'una dovrebbe rientrare per dare spazio all'uscita del simulacro del Gioia. E, un particolare che secondo me merita di essere così sottolineato è legato al fatto che questa sia una festa che è stata sempre attraversata dalle passioni politiche e civili della nostra città. Infatti è una festa di popolo, è una festa in cui alle istituzioni plasticamente vi è una presenza e un ruolo dato appunto dal popolo e lo stendardo retto da appunto un tra virgolette popolano è la prova di come nella rappresentazione anche simbolica di questa festa vi sia sempre una componente viva legata appunto a quello che è il popolo di Scicli, che in questa statua come dicevamo prima diventa un po' l'icona della sciclitanità, una statua di lignea realizzata verosimilmente nel 1796 dallo scultore Francesco Pastore, 2,10 m, ha subito diversi restauri e come dicevo prima nel corso dei secoli si è sempre legato questo uomo giovane mediterraneo con questa postura gioiosa in qualche modo è sempre diventato il simbolo della libertà e della se vogliamo anche della sfida al potere, perché come saprete di certo la processione del Gioia non ha un itinerario prestabilito, non ha delle regole, diventa quasi vivo con la forza e con l'energia dei suoi portatori e il Gioia con questo sorriso ammiccante, con questo suo benedire e danzare sopra diciamo, le spalle dei portatori e in qualche modo benedice questo spirito che potremmo definire libertario, un po' anarchico degli sciclitani. Quindi una festa che merita di essere vista perché rappresenta un unicum all'interno delle celebrazioni iblee della Pasqua. In questo momento appunto come dicevo il venerabile sta facendo il giro della città e al suo rientro che dovrebbe avvenire intorno alle 13 presso la chiesa dovrebbe finalmente uscire il simulacro del Gioia, un Gioia che ha catturato
che ha fatto innamorare tante persone, tra cui Vinicio Capossela, che ne ha fatto una canzone, un Cristo che balla, che benedice proprio questa danza convulsa, questa danza non regolamentata e non normata, e quindi una gioiosa festa della primavera. Dal punto di vista del simbolismo ci sono tante cose interessanti, ma ora via via le andremo ad approfondire e ne parleremo. Una piccola curiosità: i festeggiamenti per l'Uomo Vivo iniziano la domenica di Pasqua alle 8 con scampanio e 21 colpi di cannone. Ora, i 21 colpi di cannone sono un'onorificenza che solitamente viene riservata ai presidenti della Repubblica all'atto dell'elezione. Ecco un primo elemento di questa festa in cui sono tangibili i segni di quelle che sono state le passioni politiche e civili dell'8 e del 900. Ricordiamo quello che è il programma. Ora, dopo l'uscita, il simulacro che appunto esce dalla chiesa Santa Maria la Nova, alla fine verso le 2, 2 e mezzo, le 3, va a riposare tra virgolette nella chiesa del Carmine, dalla quale esce alle 4 del pomeriggio sul camioncino, gira la città, rientra nella chiesa e viene uscito nuovamente a spalla di sera intorno alle 10 per continuare la sua danza notturna per le vie del centro storico, che si concluderà alle prime ore dell'alba di lunedì. Se Stefania sta per passare il venerabile, quindi se riusciamo a riprenderlo, è proprio davanti a noi. Stefania? Sì, io ci sono. Sì, Stefania, se... Signori. Sì. Sì, no, se casomai possiamo riprendere il venerabile, il passaggio del venerabile, per favore. Possiamo riprendere il passaggio. Che è lì davanti a te. Sì, riprendiamo il passaggio, sì, del venerabile. Sì, allora, Bartolo, non so se mi senti. Sì, ti sento, ma ancora non ti vediamo. Ok, penso che non mi vediate. Ok. Allora, ecco Bartolo, il venerabile, sì, ecco. Eccolo, sì, che sta passando. Davanti ci sono i confratelli dell'Arciconfraternita di Santa Maria la Nova. E come appunto dicevamo prima, davanti al venerabile vi è questo pesantissimo stendardo che appunto viene portato da fedeli tendenzialmente del quartiere, ma non solo, fedeli in generale dell'Uomo Vivo, che danno questa straordinaria prova di forza portando questo pesantissimo stendardo. Quindi il popolo che avanza il Santissimo Sacramento, insomma le istituzioni che sono presenti sotto il venerabile. Ecco che sta passando, lo stiamo vedendo, questo è il pesante stendardo. A seguire gli uomini dell'Arciconfraternita, Santissimo Sacramento e le forze appunto civili e militari, oltre che religiose. Eccole che passano, e diciamo questo è un momento di grande emozione collettiva, perché sappiamo che ci dividono pochi minuti dall'uscita del grande uomo vivo. Ecco che sta passando. Come dicevo prima, questa del passaggio del venerabile, questa del Santissimo Sacramento che gira per la città con questo baldacchino richiama quella che era la liturgia del rito romano, che poi è stata modificata nel corso dei secoli. La banda Ottavio Penna. Thank you.
quindi inizia ad aumentare la tensione, l'attesa, il tempo che il venerabile raggiunge la chiesa, rientra il Santissimo Sacramento, lo stendardo, l'inchino e si parte con la festa. Come potete vedere c'è una calca incredibile davanti alla chiesa, come si conviene a una grande autorità. Quindi sfido chiunque a negare il fatto che l'uomo vivo sia il leader con più credibilità nel nostro paese, se non fosse altro perché ce l'ha da più tempo. Battute a parte, attendiamo questo grande momento e Stefania forse mi chiede la linea. Stefania, però attenzione, no, niente linea, no, infatti io starei con le immagini del sagrato della chiesa, perché eccolo, eccoci. Ora sono i momenti clou, eccolo che esce tra il tripudio della folla. Caratteristica di questa festa è la gioia, la festa, il calore con cui viene accolto dagli sciclitani. Una vera e propria festa di speranza e di popolo, appunto. Una festa che abbraccia tutti, credenti e non, in un grande messaggio di speranza e di comunione nell'occasione della Pasqua. Come potete vedere escono le persone dalla chiesa, perché i portatori staranno già facendo le manovre dentro la chiesa della Statua del Cristo Risorto, e tutto inizierà quando con un colpo di tamburo e con la banda che suona l'inno del Busacca uscirà il Cristo Risorto per abbracciare tutti e benedire questa festa senza regole, questa festa fatta di entusiasmo, voglia di stare insieme, una festa veramente di pace e di rinascita. E questo è l'augurio che personalmente mi sento di fare a tutti gli amici vicini e lontani, perché possa essere questa Pasqua l'occasione per una rinascita, se non fosse altro, delle coscienze. Ecco che mi ha raggiunto Stefania, mi sentivo da solo, finalmente siamo insieme. Anch'io mi sentivo un po' strana lì, perché si è proprio svuotata la parte davanti al palco, però vedo tutte le persone che sono proprio lì, ma non si riconosce Eccoci. Aspetta, eccoci, ci siamo. Ci siamo quasi. Andiamo con le immagini dal sagrato della chiesa. Primi applausi, segni di festa, sta per uscire. Vi invito, soprattutto per chi non è di Scicli, vi invito ad osservare la gioia e il giubilo con cui le persone accolgono il Cristo Risorto. Eccolo che esce, eccolo. È già un po' storto, sì, direi. Sì, sì, oh, eccolo, gioia! Eccoci, bene. Allora, lasciamo vedere le immagini, sì, ecco. Ma comunque siamo lì. Mi ero promesso di non parlare, ma vi invito, appunto, soprattutto chi non conosce la festa, la vede per la prima volta, a osservare la gioia vera, il giubilo delle persone al passaggio di questo simpaticissimo Cristo Risorto, giovane, bello, energico e che incarna nel suo volto la speranza di tutti per una rinascita vera delle coscienze. Eccolo col suo. A proposito, la bandiera oggi rossa da un lato e blu dall'altro, lungamente, soprattutto nella seconda metà del Novecento, la bandiera è stata tutta rossa e faceva l'inchino, come abbiamo accennato prima, dinanzi alla Camera del Lavoro, perché forse questo è il Cristo più popolare che esiste, il Cristo più del popolo realmente, proprio che lo abbraccia fisicamente e plasticamente. Ecco che, come vi dicevo, i giri del sagrato, immaginate quanto sia complesso far girare una statua che è parecchio pesante, una statua lignea, una statua del Settecento, fine Settecento, che in passato è stata danneggiata da eventi atmosferici, ma quest'anno c'è un bel sole, come avevo promesso, vedete, è uscito Cristo Risorto e c'è il sole che lo accompagna. Io volevo proprio notare la bellezza del colore rosso, no, dei fiori, quindi è
veramente bello, dà ancora di più quel tocco di colore che nelle fotografie poi quando i grandi e piccoli fotografi fanno queste foto si vede proprio questo rosso che avvolge la base della statua. Ma la cosa straordinaria è che questa statua come riesca in qualche modo ad avere diversi simboli di accondiscendenza, gioia, giubilo, un invito a non demordere, sperare sempre che alla fine tutto si risolve, il braccio teso in avanti a benedire, dall'altro la bandiera, la raggiera dietro e il popolo che lo sanna al suo passaggio. Quindi vi invito a notare soprattutto questo aspetto, cioè il sentimento, o il sentiment come va di moda, delle persone nei confronti della statua. Statua che in questo momento è rientrata. Rientrata, sì. Ecco. In chiesa, appunto, come dicevamo, questa è la festa delle non regole, questa è la festa del popolo che si prende un pezzo, un simbolo appartenente alla chiesa e ne fa un po' quello che ne ritiene, e in questo non rispetto delle regole che forse c'è la vera essenza di questa festa del popolo e del popolo ciclitano, ecco, sì. Insomma, che ha un po' quest'indole così rivolta alla libertà. Qualcuno ha scritto che è un simbolo impresso nelle coscienze di tutti gli ciclitani come un monito alla libertà, perché appunto parlare solo della festa dal punto di vista liturgico e religioso sarebbe poca cosa, perché appunto stiamo parlando di qualcosa di più, di qualcosa che rappresenta veramente l'indole di un popolo. E quindi, come dicevamo, è rientrato. E siamo tornati di nuovo indietro, ecco, non si vede più nulla, aspettiamo. Di solito quante volte succede questa cosa, Bartolo? Ma non c'è una regola, e l'attesa degli ciclitani anche nel vedere come quest'anno andrà, quando uscirà, quante volte rientrerà in chiesa, quanti giri farà sul sagrato. Ed ecco l'ora che è rientrato, forse, e forse riesce. Altro dettaglio per chi ci segue e non conosce la festa: i portatori fanno il loro percorso e pretendono che la banda stia dietro, perché senza l'inno del Busacca il gioia non si muove. Eccoci di nuovo. Eccolo che esce. Sta uscendo fuori ed è uscito. Ecco che il gioia fa i suoi primi giri, ecco, lo fanno girare, vediamo la gioia dei portatori che se già sono carichi si stanno caricando sempre più. Sì, io ho una piccola postilla a quello che ho detto prima, il Novecento ovviamente è chiaro, i richiami simbolici dei colori, ma diciamo che questa funzione simbolica dal punto di vista politico il gioia l'ha sempre esercitata anche nell'Ottocento, ai tempi della fondazione dei fasci dei lavoratori. Questa statua rappresentava una sorta di icona proto-socialista, insomma una sorta di socialismo popolare ante litteram, esatto, un'icona alla sfida del potere, fatta anche in taluni casi con certe intemperanze. Eccolo che scende dal sagrato, punto ripido e pericoloso, ma sono sicuro che rientrerà. Quanto saranno? Oltre 40 scalini, no? Ma sono quasi sicuro che ritornerà. Primi lanci di fiori, anche questo un simbolo antico di affetto, un saluto, una speranza, no? Un voler salutare la gioia che dovrebbe tutti accompagnarci lontano dalle tenebre e dalla sofferenza.
Direi che quindi è inclinato un po' più verso sinistra, almeno adesso l'hanno un po' raddrizzato, però esatto, forse c'è questa parte che tira un po' di più. Esatto, perché anche lì il miracolo dell'equilibrio tra forze che tirano ognuno per conto proprio e il riuscire anche, c'è questa sorta di... infatti io darei un premio ai musicisti della banda perché in questa giornata debbono trasformarsi in una sorta di bersaglieri, perché devono correre dietro la statua, perché se la statua è lontana dalla sua banda, la statua improvvisamente si blocca e si ferma. Sposta più. Perfetto, sì, no, infatti ricordiamolo, questo inno... Sì, l'abbiamo detto prima, ecco. L'inno del Busacca, cosiddetto, è un inno che è fortemente ricalcato sulla Marcia Reale. Questo è un dettaglio che forse non tutti sanno. Sì, esatto, a proposito di intreccio tra... storia e passioni religiose. Allora, eccoci qua, la gioia sta lentamente scendendo, esatto, si sta avvicinando sarà a noi. Dietro di noi, io mi allontano un attimo, vado a vedere se riesco a trovare, a beccare qualche istituzione da intervistare, quindi vi lascio con Stefania e con le immagini della diretta, ritorno subito. Rieccoci, ci siamo, scusate, eccoci, abbiamo il vice sindaco Caterina Riccotti, una grande festa, una festa che rappresenta molto per gli scicletani, abbiamo avuto modo di dirlo durante questa lunga diretta, anche penso emozionante essere l'istituzione che rappresenta un pezzo della festa. Sì, dicevo proprio questo, c'è un'emozione in più nel rappresentare, perché penso che questa sia una festa di paese, una festa di identità, ma di una comunità. Siamo pezzi di un mosaico, parti importanti, e devo dire che mi hai proprio detto bene, mi sento molto molto emozionata a rappresentare pezzi di questa sciclitanità così, così forte e importante, esuberante. Diciamolo che il gioia è rock, lo possiamo dire. Hai visto? Allora siamo sulla stessa, sì. Proprio, e penso che identifichi poi tratti, no, della nostra, esatto, cultura. Alla fine, ripeto, è importante, oltre che al profilo religioso, proprio anche questo profilo culturale che ci identifica e ci fa anche comunità. Quindi una bella giornata di gioia per la nostra Scicli. Benissimo, grazie vice sindaco. Buona Pasqua, grazie. Nel frattempo il nostro uomo vivo sta guadagnando posizione, scende, si vede dietro di me il flusso delle persone che scendono, che anticipano il passaggio del risorto, e credo che stia avanzando velocemente verso la Chiesa della Consolazione. Quest'anno, come appunto dicevamo poco fa, purtroppo non ci sarà un pezzo importante, che è appunto la signora Stella con il suo consueto lancio di fiori dalla Chiesa della Consolazione. Quindi un altro pezzo, un pezzo importante dal punto di vista simbolico, che verrà meno. Cioè che non ci sarà quest'anno, speriamo che la signora Stella si riprenda al meglio per poterci essere il prossimo anno, in quanto è un pezzo di questa festa fatta di donne, fatta di uomini, fatta dal Cristo risorto, dai portatori, dagli uomini della banda. Insomma, una festa in cui il paese, come poche altre occasioni, si mette insieme, ognuno dà il proprio contributo per viverla nel migliore dei modi. E ringraziamo chi ha reso possibile la realizzazione di questa diretta e quindi diamo spazio brevissimamente alla pubblicità.
Rieccoci in diretta, darei la linea a Stefania, che ha qualcuno da intervistare. Stefania, ci sei? Stefania? Stefania? Vai Stefania, hai la linea, prego. Perfetto, qui con me uno dei portatori, come si chiama lei? Salvatore. Salvatore, allora il gioia è uscito, noi siamo pieni di gioia. Sì, abbastanza, noi siamo la festa di tutto il paese. Oggi per tradizione, per 26 anni, non è un giorno, per 26 Pasque che cerco di portare il nostro gioia. Bene, quindi sarà ritardato anche il momento del pranzo. Immagino che lei rimarrà qui fino alla fine, fino a quando non rientra. Sì, sì, fino all'entrata e poi pranzo per Pasqua non ce n'è. C'è una bella doccia e subito a letto perché... Qual è il ricordo che ha più vivido di questi anni? Magari un anno, un'annata particolare? Io l'annata particolare ce l'ho l'anno 2009, nel momento che il gioia è uscito c'era mia moglie che stava partorendo in ospedale. Caspita! E io non ero nemmeno presente sotto la vara, sono venuto poi la sera perché è nato il mio primogenito Tommaso, perciò mi ha fatto questo scherzo. Beh, uno scherzo però, ecco, una cosa che si ricorderà veramente per tutta la vita. Per tutta la vita, nell'anno 2009, quando il Signore usciva dalla chiesa, io ero in ospedale con mia moglie. Vuole salutare qualcuno della sua famiglia? Sì, volevo salutare mio cugino Gianluca, che è fuori per lavoro, e anche lui è un portatore come noi. Immagino gli manchi infatti proprio la festa. Sì, sì, le manca la festa, manca tra di noi. Allora, ancora auguri. Ancora auguri a tutti. Bene. Grazie Bartolo, ti do la linea. Sì, grazie Stefania. Come si evince dalla tua ultima intervista, una festa che è fatta di fede, è fatta di fede popolare, è fatta di sacrifici, è fatta di persone in carne ed ossa che ripongono le proprie speranze in questa festa, appunto, che è la festa della speranza. E in questo momento c'è in corso uno spettacolo pirotecnico che dovrebbe anticipare l'arrivo della statua del Cristo risorto davanti alla chiesa della Consolazione, dove ci troviamo noi qui con la nostra regia. Vedete la fiumana di persone che accompagna questo Cristo rockstar. Io l'avevo detto prima, ma l'ha confermato anche il vice sindaco, quindi possiamo chiamarlo così con grande affetto. Applauso nei confronti di chi ha curato lo spettacolo pirotecnico. Ed ecco che la fiumana di gente, si sente anche il vociare, non so se dall'audio ambientale si sente, un gran vociare di persone che grida gioia, 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 accompagna il suo passaggio. Questa festa non sarebbe questa festa senza queste caratteristiche. Non riuscirei a immaginare un gioia che esce su un camioncino in silenzio, nell'indifferenza generale. No, il gioia viene accolto dal giubilo delle persone. Ok, darei la linea a Stefania, che mi dice che ha una persona da intervistare. Prego Stefania. Sì, un attimo che ci organizziamo. Stefania, per favore, se la puoi riprendere. Qualche problema tecnico, ecco, scusate. Sì, ma... sì, no, no, ma ci siamo, ci siamo. C'è tanta confusione, ma ci siamo. Sono Eccoti, qui con... Vai. Ecco, una neociclitana potremmo dire. Lei come si chiama, signora? Mi chiamo Elena. E di dov'è? Vicenza, Veneta. Da quello che so ha fatto una bella scelta di vita, o almeno ecco, temporanea, non si sa, di venire a vivere qui a Scicli. Come va per ora? Per ora benissimo, poi non si sa, niente si sa. Comunque della scelta sono convinta. Come le sta sembrando questa festa? Ecco, dicevo che la cosa che mi ha colpito di più della festa è il sentire degli sciclitani per questa cosa che ho percepito nei giorni precedenti, e questa per me è stata una cosa nuova perché non conoscevo questo tipo di,
di sentimento. Certo, perché in realtà sì, cioè, qui sono le persone si preparano già da giorni, per non dire settimane, a questa ricorrenza, a questa seconda grande festa primaverile qui a Scicli. Ed è riuscita a vedere il Gioia da più vicino? No, avevo paura. Vabbè. Sono stata spaventata. Magari l'anno prossimo, se adesso vedo come va, poi l'anno prossimo prenderò più confidenza e mi avvicinerò di più. Qualche foto è riuscita a scattarla da mandare poi magari agli amici più lontani? Sì, dai, qualche foto l'abbiamo fatta. Bene. Io la ringrazio e ancora buona Pasqua. Grazie a voi, tanti auguri. Martolo, ecco, sì. Io ho finito, ti cedo la linea, Stefania. Almeno per il momento. Va bene, chiedemi pure la linea quando ne hai necessità. Io, scusate se mi giro in continuazione, ma anch'io sono scicletano e se mi scusate, anche per me è un momento emozionante il passaggio dell'Omovivo che ancora non ho visto da vicino, ma dovrebbe essere qua vicino, e alle mie spalle sentite l'audio, la banda, mi taccio e vi faccio godere queste immagini in diretta. Ecco che il simulacro si avvicina alla nostra postazione. Eccolo che arriva, radioso come il sole. Ecco che la statua si avvicina alla chiesa della Consolazione, dove tradizionalmente Donna Stella lancia i fiori. Non c'è Donna Stella, ma ci sono, suppongo, delle parenti che stanno salutando la statua del Cristo Risorto con questo lancio di fiori di garofano. Sì, Stefania. Eccolo, vicinissimo accanto a noi, guardate la bellezza di questa statua e l'incredibile presenza di persone sotto che gli danno vita, come dicevo prima. Immagini meravigliose. Thank you.
stato appena appoggiato sulla statua un omaggio floreale in forma di cuore, rigorosamente con garofani rossi, anche questo un simbolo di questa festa. Poi se volete leggerne altri significati fate voi. Incredibile questo oscillare incontrollato della statua, incredibile come tante persone riescono a dare equilibrio e dinamismo. Ecco i famosi giri, eccolo che lo fanno girare, un movimento vorticoso e in un clima di festa e adrenalinico che assomiglia alle feste spagnole. La nostra corrida in qualche modo, diciamo che richiama quell'immagine, ma ecco che stanno salendo il Cristo risorto sul sagrato della Chiesa della Consolazione, dove suppongo che lo faranno girare. Eccolo che conquista lo spiazzale della Chiesa della Consolazione e verosimilmente ora verrà fatto girare in un modo vorticoso e festoso soprattutto. Eccolo. Come promesso non vi tedio con la mia voce, ma preferisco farvi vivere i momenti salienti della festa con l'audio originale, con le immagini non commentate. Immagine bellissima ed emozionante. Eccolo che riscende, non so se riuscite a vederla, ma vedo tra i portatori una donna. Questo è un elemento di novità negli ultimi anni, anche le donne presenti sotto la statua del Gioia, quindi il Gioia non è sessista e accoglie tutti senza distinzioni. Eccolo che passa dietro la nostra postazione. E adesso la statua continua il suo cammino verso Piazza Carmine.
Piazza Busacca. Scusate, ma siamo in diretta, quindi perdonate qualche passaggio. Io un attimo provo a spostarmi per intercettare qualche persona. Il saluto del Gioia a un bambino sfortunato che viene alzato dinanzi al suo simulacro, un momento molto commovente in cui il Cristo risorto sta benedicendo questo bambino sfortunato. Ed ecco la banda, il giubilo. We'll be right back.